Ben ritrovati a tutti i nostri amici che ci seguono qui per i consueti approfondimenti per la medicina Regione Lazio dallo studio di Live Social, dove quotidianamente incontriamo figure dal profilo medico-scientifico insieme alle quali trattiamo, focalizzandoci su un parametro da loro più assiduamente incontrato nella quotidianità, nella sfera professionale che li concerne. Oggi andando a mirare lì nel campo dell'odontoiatria, tratteremo appunto come l'innovazione e soprattutto la chirurgia guidata è subentrata in forte supporto e ausilio alla stessa branca medica. Io quindi do il benvenuto nei nostri studi, ai nostri microfoni, il nostro dottore odontoiatra Alessandro Marini. Salve dottore. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei, grazie per averci raggiunto qui in studio, avendo accettato il nostro invito. Ecco, partiamo subito spiegando un attimino la grande branca dell'odontoiatria, di cosa si occupa e dando un'entità, no, alla stessa, ma soprattutto anche lei da quanto è facente parte dell'organico. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Io sono un odontoiatra, laureato quasi 12 anni fa. Mi occupo gran parte del mio lavoro di chirurgia, ci occupiamo di estetica e ultimamente anche ci occupiamo di quello che è quindi l'estetica sia del cavo orale che l'estetica del volto. Quindi ci stiamo dedicando a tutto quello che è il benessere del paziente sia all'interno del cavo orale che diciamo nel suo complesso. Ecco, addentrandoci un attimino in quello che poi è il mondo, no, dell'odontoiatria, sì. E sappiamo come toccare e trattare i denti, no, di un individuo cambia nello stesso la fisionomia di tutto il volto, è qualcosa di paradossale, ma purtroppo è molto netta anche l'evidenza, no? Ecco, a tal proposito, quindi il vostro lavoro possiamo intenderlo come di attenzione, seppur minima, no? Perché è più interessante l'atto tecnico e pratico, comunque di attenzione anche a quello che è l'estetica. Assolutamente, noi ci ritroviamo in un periodo storico, possiamo dire, in cui l'estetica dei denti, come noi sappiamo, è comunque il centro, il sorriso è il centro del nostro volto, quindi l'attenzione si focalizza gran parte sul sorriso. Non nego però che ultimamente, in questi ultimi anni, i pazienti sono anche molto interessati a tutto quello che concerne l'esterno del cavo orale, quindi del sorriso. È ovvio che se facciamo un sorriso bello, quindi diamo un'estetica nel cavo orale bella, e poi lasciamo tutto quello che è il contorno non bello, comunque risulta anche il nostro lavoro non perfetto. Quindi ci stiamo ultimamente dedicando a ampliare sia l'estetica del cavo orale che quella esterna, quindi con labbra, rughe, tutto quello che concerne l'esterno, appunto. E prego. Ecco, spiegando un attimino invece quello che era detto all'inizio come focus di oggi, la chirurgia soprattutto guidata e in forte ausilio con la tecnologia. Prima scherzavamo in un fuori onda con qualche battuta di come siete un pochettino la realtà 4.0, no, della vostra branca, sì, medica. E calcoli che il nostro studio è nato 7 anni fa con una poltrona e con un assistente, adesso ci ritroviamo invece con 3 poltrone, 3 assistenti, 2 igieniste, 2 collaboratori. Quindi il nostro studio è cresciuto e tutto questo è anche cresciuto grazie all'ausilio della tecnologia. Noi in studio abbiamo quindi una TAC, quindi una combine per fare lastre tridimensionali, abbiamo uno scanner intraorale che ci permette di quindi prendere delle impronte senza più il disagio delle paste, quindi dei materiali di impronta. Questo ha rivoluzionato un pochino il tutto, perché? Perché adesso, come scherzavamo prima, che cosa è successo? Che riusciamo adesso, un paziente viene quindi senza un dente, senza tutti i denti, e riusciamo nella stessa seduta a prendere un'impronta del cavo orale, fare una lastra tridimensionale del cranio del paziente, riusciamo a matcharla, quindi praticamente a sovrapporre le 2 immagini, e tramite dei software di chirurgia guidata noi riusciamo a pianificare l'intervento, quindi tramite computer, con margini di errore praticamente quasi inesistenti, quindi con affidabilità del 100%, salvaguardando tutto quello che sono le aree nobili del corpo, quindi i nervi e tutto quanto, e quindi fare una chirurgia completamente sicura. Questo poi che cosa ci aiuta in più?
a poter fare chirurgie senza limbo, quindi riuscire a fare chirurgie senza mettere punti di sutura. Quindi siamo arrivati veramente a una tecnologia spaventosa, cui anche il post operatorio per il paziente è completamente assente, come se avesse fatto una pulizia dei denti, anzi forse anche meglio. Questo sappiamo benissimo come essere forse il parametro più attenzionato da parte dei meno fiduciosi, no, nelle vostre mani, perché ovviamente c'è sempre una forte paura ancora nei confronti di tutto quello che è la branca, diciamo così, dentistica, possiamo dire. Senta, ultima ma non per importanza, anzi sta andando molto in voga in questi anni, in questo periodo storico, dispositivi invisibili ormai di allineamento dentale. Questo è possibile sempre grazie alla tecnologia. E infatti per quello mi ricollegavo, certo. Soprattutto alla scannerizzazione, no? Infatti cosa succede? Anche qui stessa identica cosa, arriva il paziente, prendiamo una scansione intraorale, ci facciamo tutto lo studio del caso tramite software gestionali, da quello noi già possiamo fare una previsione di tempi, di preventivi, sappiamo già tutto e possiamo far vedere attraverso poi sempre il computer tutto quello che è il risultato finale di quello che verrà, quindi il paziente già sa praticamente quello dalla sua situazione di partenza fino al suo risultato finale, sia in tempi di costi che di previsione di risultato finale. Cosa che negli ultimi tempi i pazienti, sempre riguardo all'estetica, non vogliono più cose visibili in bocca, quindi apparecchi visibili in bocca, e tramite questi apparecchi invisibili riusciamo a soddisfare anche queste esigenze. Senta, le chiedo, questo è per quanto riguarda l'allineamento dentale, per quanto invece concerne lo sbiancamento dei denti, che sappiamo anch'essa essere una delle pratiche più richieste e attenzione forse maggiore, no? Che si può avere di feedback. Assolutamente, anche questo sembra assurdo, ma tramite l'impronta digitale noi riusciamo a prendere un'impronta al paziente, sviluppare delle mascherine, stampare delle mascherine, darle al paziente con già il prodotto, in modo tale che il paziente non deve stare nel nostro studio per ore per sbiancare i denti, quindi va tranquillamente a casa con il nostro prodotto, le nostre mascherine, tempo una settimana e già il risultato finale è più che soddisfacente. Mascherine sono sempre mascherine trasparenti, quasi simili a quelle di un apparecchio invisibile, che vengono riempite quindi da del materiale sbiancante. Uno ci può dormire la notte oppure in alcune ore, dipende dal tipo di prodotto che diamo, perché è specifico questo. Sì, è specifico. Cioè, se ho ben capito, io prendo questa mascherina che è stata fatta mediante una scansione, no? Prima ho detto scannerizzazione, ma solo per sottolineare, scusate, il termine scanner, ovviamente, quindi ma non ha sbagliato. Non ha sbagliato, è un termine. Ovviamente no, quello dicevo potrebbe essere di facile equivoco, ma in realtà ecco, parliamo di scansione reale. Quindi mediante la scansione poi mi date questa mascherina molto simile a quella per l'allineamento, però quest'ultima ha all'interno dei materiali, un gel, quindi applicata mi sbianca il dente. Esattamente, in percentuali molto minori rispetto a quello che potrebbe essere uno sbiancamento professionale dal dentista, ma con risultati paragonabili se non addirittura migliori. Quindi il paziente se lo fa la donna mentre stira oppure mentre facciamo sport, quindi mentre facciamo qualsiasi cosa, attività a casa, riusciamo a fare sì attività sportiva o guardare la televisione e nel frattempo sbiancarsi i denti. Molto interessante anche questa. Beh, che dire, ecco, questo proprio a conferma di quanto ci siamo detti poco fa, no? Di come siete arrivati all'odontoiatria 4.0. Assolutamente. Questo è il futuro, ma è anche il presente. Eh già, quindi veramente complimenti per tutto l'iter delle proposte portate ai nostri microfoni, grazie veramente per averlo fatto con forte esaustività nelle risposte, ma soprattutto con forte carisma anche. È la mia passione e la mia vita. E questo si evince molto dal suo sguardo. Dottore, se mi dà l'ok, io do tutti i contatti di riferimento per farla contattare e quindi raggiungere in studio dai nostri amici che ci seguono. Quindi ricordiamo con noi studio il nostro dottor Alessandro Marini, odontoiatra per lo studio dentistico Marini, sito a Piazza della Repubblica 55 a Vasanello. Vi lascio lo 0761 408675 per chiamarlo e prendere appuntamento e poi raggiungerlo. www.studiodentisticomarini.it, sito web, studio dentistico dottor Alessandro Marini su Facebook, ed infine dot.marini@hotmail.com, la mail di contatto. Io torno sul dottor Marini a dirle grazie per l'intervento di oggi. Grazie a voi per l'invito, è stato un piacere.
Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito con questa nostra puntata qui alla Medicina Regione Lazio. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo approfondimento. Grazie.